Carissimi amici del Diz Festival, eccoci qua tranquillizzati, eravamo quattro amici al bar, non ho idea di chi siano quello alla mia destra e quello alla mia estrema sinistra, ma so chi è l'uomo che ho accanto, Lucio Corsi. Ciao Lucio, benvenuto. Ciao, grazie. Ciao, grazie. No, va bene anche a quella distanza, non farci andare in clit la situazione. Dunque, Lucio è un cantautore, lo Zatto Fegiz lo ha definito il Nick Drake di Volutonia Dakar. Volutonia? Vetulonia. Vetulonia Dakar. Vetulonia è il paese. Vetulonia. Ma tu corsi sulla Vetulonia Dakar? Io? Bellissima domanda. Mi sarebbe molto piaciuto, sono appassionato di motori anche, oltre che di musica. Allora, tu hai fatto uscire a gennaio 2P, ce ne parli molto brevemente perché poi dopo un po' ci annoiamo pure. Eh sì, è uscito uno ad aprile e uno a dicembre, no, poi alla fine a gennaio sono usciti, li abbiamo messi in un disco solo perché io non so dove guardare, guardo te o guardo... Devi guardare me. Devo guardare te. Ma anche perché sono bellissimo, quindi dovresti. Questo... Non lo prendo. E insomma, ne è uscito uno ad aprile, però non era mai stato stampato. Quando è uscito quello a gennaio li abbiamo messi insieme in un unico disco, è uscito fuori un disco ma sono due EP in un solo CD. E il futuro? E il futuro, sto facendo nuovi pezzi e usciranno, spero. Come saranno? Saranno diversi da questi. E una cosa molto interessante di Lucio, una cosa che ho notato ascoltando le sue canzoni, è che lui parla spesso di insetti. Perché questa mania entomologica? Perché mi sono sempre piaciuti, fin da piccolo ho sempre vissuto in campagna, perciò gli insetti erano presenti, sono presenti tuttora e perché non notarli? Ma ti mangiano le zanzare? A me mi mangiano, sì, ma le mangio anch'io. Tu, se non sbaglio, cioè, possiamo dirlo, tu stai investendo il mercato musicale con la stessa intensità di una falena che urta un vetro illuminato, possiamo dirlo? Ma non lo so, te che dici? Io dico di sì, però vorrei sentirlo anche da te. Ma non lo so. Sì, verboso come lo sei quando canti le tue canzoni. Non lo so. Va bene, un uomo che non sa nulla, vorremmo sapere però qualcosa di più di lui. È un mio amico. Ciao. Ciao Alessandro, piacere. Ciao Alessandro, cosa fai tu nella vita? Non lo so manco io. Delle persone molto interessanti, dagli argomenti... Nemmeno da Grandi sapremo che cosa vorremmo Nemmeno fare. Da Irene Grandi, delle persone veramente piene di argomenti con le quali è un piacere conversare. Vuoi dire una cosa anche tu, Giorgione? Io voglio dire che Lucio è stata una piacevole sorpresa. Questi festival servono anche a scoprire talenti, i talenti nascosti nella nostra penisola. Va bene, sui ta veloci tacciamo. Venite al Diz Festival perché è una bomba.